Ok ragazzi, rieccoci. Dunque, ce l'abbiamo fatta, obiettivo completato. Adesso vi farò un po' vedere tutta la storia. Dunque, il Black Phantom Forlorn che ho trovato con la falce era quello al ponte, quello che è riuscito a uccidermi la prima volta. Adesso noi abbiamo ucciso 4 Forlorn e in più abbiamo ucciso l'ultimo con la falce. Di conseguenza dovremmo avere tutta l'armatura disponibile. E lo scettro, infatti, guarda, lo scettro, sì, buonanotte, guarda lì, armatura dei Forlorn, che cazzo è poi, e falce dei Forlorn. Era un po' qua, che figata quest'arma. Il fratello maggiore del re Aldia voleva spezzare la maledizione in modo diverso rispetto al fratello. Da questa empia infatuazione di Aldia nacquero i miseri. Cioè, nacquero i miseri da questa empia infatuazione, cioè del fatto di voler spezzare la maledizione, nacquero i miseri. Ok, vediamo un po' cosa dice l'armatura. È uguale per tutte le cose. Dunque, è un'armatura abbastanza pesante da quel che vedo. Però mi ispira un sacco. Principalmente la falce, perché guarda lì. 112 di sanguinamento. Una A in destrezza e una C in oscurità. Questa qua sarà un'arma della Madonna. Bello. Adesso ci mancherebbe anche lo spadone. Lo spadone sinceramente non mi interessa un granché in sto momento. Però ci mancherebbe ancora quello. Armatura. Ma che bella. Boh, vabbè, i gambali un po' meno. Però insomma. E la falce quant'è che pesa? Oddio, la falce pesa ben 11 punti. Ma puoi vedere. Oddio, quanto è bella quest'arma. Oddio, quanto è bella quest'arma. Mamma mia. Cioè, ha lo stesso moveset della falce del desiderio, da quel che vedo. Eh sì. Boh, vabbè, adesso sono ultra rallentato. Però, in ogni caso, questa è l'armatura con la falce. Dunque io per il Forlorn utilizzavo questo laccio delicato. Adesso per il Black Phantom al campanile del sole, quello Berserker in poche parole, funzionava. Non so se anche per questo funziona, non ho notato una gran differenza. So solo che in certe zone, veramente per fargli fare spawn ci sono voluti parecchi tentativi. Porca puttana quanti tentativi. Molto molto bene. Dunque, allora, con quest'arma qua notiamo subito qualcosa di strano, perché anche soddisfando i requisiti dell'arma, vedete che ci dà un malus 161 meno 136, per un totale di 94, anzi 34 punti di danno, una cosa proprio oscena. Questo perché? Perché quest'arma qua, adesso andiamo a vederlo, sono convinto di questa cosa perché può essere l'unica vera ragione. Se noi ci ammazziamo qua a Majula, e praticamente ci trasformiamo in esseri vuoti. Guarda un po' lì. 161 meno 113. Vedi che il malus comincia a scendere. Infatti da 36 siamo passati a 66. Quindi io ho il dubbio che quest'arma qua diventa più forte man mano che noi siamo esseri vuoti. Di conseguenza, se noi abbiamo il massimo, raggiungiamo il massimo in termini di essere vuoto, ovvero con metà vita dimezzata, quest'arma qua dovrebbe avere il massimo del suo potenziale. Facciamo una prova. Eh sì, guarda lì. Adesso sono morto circa 5-6 volte. Guarda lì, da un malus che avevamo siamo passati a un bonus. Il che è una cosa mica male, guardando bene. Ok. Abbiamo raggiunto il nostro obiettivo, dunque con 30 punti in abilità, cioè in abilità, scusate, in destrezza che c'è in questo momento e 20 e 22 fede e intelligenza, quest'arma qua, vedete che fa 161 più 94, 47 più 52 in oscurità e 112 più 63 di sanguinamento, una roba allucinante. Adesso un'altra cosa che volevo provare io era se per caso io equipaggio questo anello, che non ho nell'inventario in questo momento, devo andare a recuperarlo qua al falò. Se metto su l'anello l'anello del vincolo, mi cambia qualcosa?
Eh no, con l'anello del vincolo possiamo recuperare un po' di tutto questo. Se poi, oltre all'anello del vincolo, ci mettiamo magari anche l'anello vitale a più, mi sembra più 3 si può arrivare a ottenerlo nei DLC, vedete che il malus di quest'arma per il PvE può venire completamente sradicato dalla serie, chi se ne fotte. La cosa un po' preoccupante però, cioè che mi preoccupa a me, è se vado nell'arena per fare PvP e ci vado con mezza vita, quando entro nell'arena ci avrò la vita piena? Questa è una cosa che vedremo. Dunque, siccome questo cazzo di coso qua mi piace un sacco, direi proprio che ce lo teniamo. Proverò a fare qualche livello vestito conciato così e poi vediamo come va. Bene, allora, noi eravamo rimasti qua e così possiamo andare subito a testare la nostra arma contro i nemici. Intanto l'armatura qua di Forlorn è veramente bellissima. Non è proprio tra le più pesanti, non è tra le più leggere. È una via di mezzo, una buona via di mezzo, direi. Davvero ottima, poi è bellissima da vedere. Non oso immaginare quest'arma qua. Ce l'ha in fondo con l'oscurità, che cazzo ne salta fuori. Oh, guarda che bel danno. Oltretutto infligge sia sanguinamento che oscurità, che danno fisico. È veramente una cosa abbastanza unica. Ok, intanto qua abbiamo Nashandra, la regina di Dranglake. You have fought admirably on your journey, cursed undead. I am Nashandra, queen of Dranglake. A true monarch. Abbastanza inquietante. The last king of this land, King Venric, as he was called. He found the strength to rule his people, and when the undead were born, cursed, he found more strength to face them. But in the end, never took the true throne. We have no need for two rulers. Sempre molto criptica, non hanno aggiunto nessuna linea di dialogo per lei. Vabbè, pazienza. Pazienza. Ok, allora andiamo a far fuori i due ammazzadraghi. Cavalieri dei draghi, ecco. Vabbè, sono confuso. Il consumo della stamina di quest'arma è semplicemente enorme, oramai. Quello si sa. Faci in generale ciucciano un casino di vita. Ma quello lì subisce come un animale. E anch'io se non sto attento, ovviamente. La combo addirittura. No, adesso sono andato a incastrarmi in un angolo. Ma che cazzo? Ups. Ok, avevo finito la stamina, quindi te lo concedo. Ciao ciao. E vai a cagare anche tu, maledetto. Cazzo, quest'arma qua si potenzia con la titanite scintillante. Purtroppo sono riuscito a potenziarla solo a più 2. Però fa comunque un danno tremendo per essere un'arma a più 2.
Cazzo, carne risonante potrebbe essere anche una buona alternativa per sfruttare bene quest'arma, però chi se ne frega, adesso come adesso va bene, cioè. Non è che dobbiamo proprio star lì ad avere tutto al top. Ok, questo qua che sto facendo è un po' un azzardo, quindi se prenderò botte e non giocherò tanto bene, non bastonatemi! Bisogna giusto provare un po' se è fattibile utilizzare l'MPV e quest'arma in maniera efficace. Ok, allora. Ma oddio, quanti siete? Ah, quello no. Ma io non ce li ho dei fiori verdi, tra l'altro. Non ho fiori verdi, fa il culo. Hai capito, il fantasma? Senti, aspetti che questi qua si tornino in vita. Invece non è così. No, devo trovare quello giusto che mi permette di attivare il golem. Tu? No. E che cazzo? No, vuoi dire che devo attirare dentro qualcun altro qui? Può darsi. Quello non ho provato. No, mi sa che devo attirarci dentro qualcuno qua per far sì che... mi... eh sì, infatti questi qua devo attirarci dentro. Bene, bravi, bastardi, proprio questi qua veloci. Dai, vieni, vieni. Manichino dei miei coglioni. Perfetto. Ma ogni volta mi fregano sti cosi, ma non è possibile. Porca puttana. Non è possibile. C'ho su un'armatura della Madonna, sti cosi in quattro colpi mi tritano. Sì, ma così se vi odio a voi altri. Ecco, intanto qua poi l'ha mancato in pieno. Questo poi lasciamo stare. Oddio. Si rigenera troppo lentamente la stana. Ecco, vedi, due colpi di coso, due colpi di incantesimo, e quelli erano morti. E io invece no, devo fissarmi con la falce. Guarda, guarda quanto è lento l'attacco, madonna. Ma che schifo. Che schifo. Oddio, è l'armatura che mi frega, perché pesa un po' troppo. Vabbè, chi se ne frega, andiamo avanti così. Meno male che il sanguinamento dovrei infliggerlo io. Cioè, me lo stanno infliggendo loro alla grande. Antico martello da cavaliere. Qua dovrebbe esserci la campana di Kaita. Un altro oggetto che a me serve. Campana di Kaita, spadone dell'anima. Bene. Davvero ottimo. Allora, chi abbia... solo! Oh, Gesù Cristo! Abbiamo niente po' di meno che... cazzo! Il carro del boia. Vuoi vedere? Oddio. Ci vorrà un attimino. Io ma ti trito lo stesso, sai. Ma l'oscurità non è il massimo contro sto coso. Sì, bravo, come fai a prendermi da lì? Cazzo. Ah, non mi frega una seconda volta. Che cazzo di attacco era quello? Però non me lo ricordavo proprio. Non me lo ricordavo proprio. No, no. Cosa che droppa? Anello della protezione di Gower. Wow, ce ne ho già uno perché ho fatto... ehi. Perché ho potenziato il falò del crocevia per fare sto farming di sti Forlorn dalla minchia. Oh, tanto non cazzeggiamo con questo, che è meglio. Quindi ne ho già due, ottimo. Ah, non ci sono più i cavalieri di Alon? No, hanno messo solo i cavalieri. Oltretutto quelli con gli spadoni. Ottimo.
Sono più facili. Se non canni il tempismo. Aia. Merda, due. Per quello di là non l'ha invitato nessuno. Perché è venuto? Cioè, da notare quanto è grande la loro spada. Una cosa allucinante. Ok, dai. Muori. Ok, dopo un inizio un po' zoppicante col castello, direi che abbiamo preso il giusto piede. Allora, vediamo un po' cosa c'è in sti bauli qua. Tempesta di fuoco, ok, vabbè. Quello non è cambiato. Ottimo. E quello sarà un mimic? Vedremo subito. Sì, già! Hai capito? Fanculo. Fanculizzati, merdaccia. Che cazzo? Non sto capendo una madonna. Olè. Cosa mi dai di bello? Osso di drago e nodaci. Un altro nodaci. Ce n'ho già due di nodaci. Posso fare il dual wield di nodaci. Sai che bella roba. Tra l'altro è una cosa che non ho mai provato, il dual wield dei nodaci. La lama del caos sì, e non è una cosa che consiglio, ma del nodaci no. Ok, qua hanno rimosso il cavallo. Aspetta un attimo, vuoi dire che lì ci sarà un gargoyle? Sarebbe una figata. Sarebbe una figata, vediamo subito. Ok, niente muri illusori. Aiaia, io ho il dubbio di sì. No, invece. E invece sì. E invece sì. Che figata. Un altro gargoyle. Non me lo fai loccare? Ah, grazie. Aia. Ok, ho finito gli incantesimi, non ho voglia di ricaricarmi, quindi utilizziamo la nostra bella. Ecco, tanto perché mi ha fatto il salto, non ho ancora capito. Però boom, facciamo stare. Gargoyle ucciso. Nessun drop del cazzo, vabbè, pazienza. Ci contentiamo di quel che abbiamo. E basta, direi che possiamo sbloccare la scorciatoia, diciamo la via del ritorno. Merda, quelle sono forti. Quelle sono fottutamente forti. Fanculo. Aia, via, 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 via. Merda, poi più anche il fantasma ti mettono. Vacca troia. Pure il fantasma. Ah, Gesù. Salvami tu. No. Lo sapevo. Cazzo, mi sento un carro armato, zoccane. Lentissimo, lentissimo. Ah. Come fare così? Uia, vaffanculo le piromanzie di voi stronze. Devi morire, bitch. Polvere riparante, fiamma della farfalla. Portafortuna del drago. Qui c'è il baule che a me interessa. Doveva esserci un frammento di fiaschetta Essus. Non credo che ci sia ancora, però. Chi lo sa? No, c'è ancora! Bello.
Costume da maga, erba crepuscolo. Cazzo vuoi di più dalla vita? Perfetto. Benissimo, dunque, allora io direi che la mia escursione con l'anello di... cioè con la falce dei Forlorn si conclude qua, perché non ne vale la pena. Però l'armatura me la tengo, questo sì, me la tengo. Campana di Kaita, vabbè, in questo momento. Ecco, così, perfetto. E, direi che siamo a posto, andiamo avanti così. Eh sì, decisamente meglio. Quella lì sarà un'arma che relegherò al PvP, decisamente. PvP sono curioso di vedere appunto quel discorso lì dell'arena, se funziona o no. Perché adesso non mi ricordo più, mi pare che quando tu entravi anche in forma non umana avevi la salute piena. Però forse mi ricordo male io, è molto probabile. Molto, molto probabile. E intanto quando ho tolto il cavaliere di Sian che c'era... Ok, restiamo così per il momento. Dunque, allora, di là si andava al passaggio del re, però ci voleva la chiave. Oddio, sta armatura è bellissima, davvero, è bellissima, è una delle più belle. Insieme a quella di Rey, già diventata la mia preferita. Cazzo, se è bella. E poi, per l'appunto, non pesa troppo. Già detto, quindi non lo dico più, però... Figata, sono contento di averla ottenuta. Vale veramente la pena. Ti rompi un po' i coglioni a evocarli, sti cazzo di Forlorn. Però... Una volta evocati, cazzo, guarda lì che bella armatura. Poi è bilanciata, nel senso, guarda lì, c'è protezione su tutto. Bello. Buon equilibrio, soprattutto. Cazzo, un'arma coi controcazzi, veramente. Ok. Allora, qua c'era la Milfanito imprigionata dal vincolato. Il Black Phantom con Nodaci, ovviamente, non c'è perché siamo alla prima partita. Qui abbiamo la chiave. Qui dovrebbe esserci un ricettacolo. E di là una magia. Se non vado errato. Ricettacolo e seme del fuoco addirittura. E lo scudo magico, esatto, guarda. Ok, intanto c'è la Milfanito. Ma la chiave del vincolato, ovviamente. Ok, giusto, stavo dando giusto un'occhiata un po' alle descrizioni delle armi, a vedere se è cambiato qualcosa, ma... Fino adesso non ho visto grossi cambiamenti. Anzi, tra l'altro, fa un po' vedere. 125 più 111... 126 più 77, ok. Meglio la campana di Kaita. Campana di Kaita a 0 è più forte di quella lì del... come cazzo si chiama? Dell'arcidrago a più 2, ovviamente. E qua abbiamo intanto questo altarino. E come a me quell'effigie lì, quel glifo, mi dice qualcosa. È abbastanza importante. Ok. Allora, adesso avremo un po' di sti cosi. Tetto, ho già visto. One shot 1011, renditi conto, 1011 di danno. Porca merda, non sei morto? Culo. Che bello avere un po' di equilibrio. No! Si può fare un backstab a sti cose, questo non me lo ricordavo. Vabbè. Dopodiché. Oggetti, oggetti, oggetti utili. Venite da me. Gemma vitale. Qui c'è qualcosa. Titanite scintillante. Ottimo. Mi serve. E io ho un oggetto pietrificato. Ok. Allora, qui abbiamo chi? Boyd, il cavaliere della cenere. E Bernard? Benny lo Yugo, non ce l'abbiamo, cazzo! Ah, ma sai perché non ce l'abbiamo? E non ce l'avevamo nemmeno a Zeldora. Perché io, come un coglione, dopo aver liberato Rosabeth e aver sbloccato la via per l'appunto Zeldora, eccetera, eccetera, non sono tornato a parlare con Bernard. Di conseguenza, la sua quest non si attiva. Piccolo dettaglio. Vabbè, fa culo. Boyd non lo evoco. Io volevo Bernard, ma... Visto che Benny non c'è, andiamo da soli. Facciamo tutto noi. Ci arrangiamo.
cavaliere qua dello specchio era abbastanza facile, non lo ricordo. A parte il primo salto che potevi mancare ogni tanto, però... Qua era sufficiente stargli dietro, era una cagata. A parte il suo scudo di merda che... Ok, questo oramai è cannato io. Ok, ancora una volta, ma fregato con quell'attacco, questo è l'ultimo che ti concedo. Ah, fanculo lo scudo! No! Angolazione di merda dalla katana! M'ha fregato! Arriverai a evocare qualcuno, no? Vuoi dire che lo uccido prima? Ok, va a cagare, stavolta sono andato troppo sul sicuro. Ok, ci siamo. Ovviamente adesso lui subisce di meno. Non c'è problema. Adesso non vedo che cazzo sta facendo. Quell'altro, ecco, infatti. Ti frega, no? Perché la visuale si allarga. E tu non vedi una madonna. Muori, cazzo. Affanculo. Vero che sto qua c'è sempre quegli attacchi lentissimi. Aia, bastardo. Ecco, qui mi ha preso di sorpresa proprio. Non me l'aspettavo. Vedi, te lo fa subito una seconda volta. No! Fucker! Ok, questo era sleale, non valeva. Ma vai a cagare, ogni volta mi frega. Con quella cazzo. Ma perché continuo a utilizzare il Locconi? È meglio non utilizzarlo il Locconi contro sto qua, no? È abbastanza evidente la cosa. Che cazzo. No, caro, stavolta no. Stavolta non mi freghi. Affanculo, avevo il catalizzatore sbagliato. Maledetto. Ok, mi ha sparato indietro l'incantesimo. Stavolta al posto del cazzone con la lancia ci ha tirato quello con lo spadone. Vabbè. Affanculo, quell'attacco da fondo. Che non sembra, dici, vabbè, è grande la sua spada, ma non così grande. Invece sì, cazzo, se è grande. Porca troia. No, 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 ho sbagliato. Wow, direzione. Merda, stunlock del cazzo. Svegliati. Oh, ci voleva tanto. Cristo, no che non ci voleva tanto. Oh, madonna, come un novellino, muoio al primo colpo. Ma stai scherzando? Vabbè, fa niente. 80.000 anime, abbiamo adesso un nuovo trofeo. E adesso ci avventuriamo in una zona particolarmente utile in ogni senso. Veramente, troviamo di tutto. Troviamo una nuova katana. Troviamo tanta titanite scintillante. Pigomanzie. Ci avviciniamo a Vendrick. Falò ascetico. 3 falò ascetici, grazie. Questo è molto apprezzato. Molto. Bene, ottimo. Ok.
Allora, spacca giù tutto, apri e dammi un fiore verde. Che generosità, cazzo. Uno. Uno me ne hanno dato. Vabbè, dai, meglio di niente. Però uno è pochissimo. Comunque ho notato, continuo a salire di livello, continuo a mettermi su armature forti e mi trivializzano veramente pochi colpi, certi nemici. È veramente aumentata la difficoltà di questo titolo. O forse sono io che non me la ricordo così, ma sinceramente no, non me la ricordo così. Allora, te ti do il frammento di fiaschetta Estus e dopo mi fai salire di 2 punti la... dov'è che era? Intelligenza, se posso, voilà, così. Perché noi adesso, avendo 20 e 20 intelligenza in fede, se andiamo da Felkin possiamo ottenere un altro oggetto veramente, veramente power per la nostra build, ovvero il bastone del tramonto, che oltretutto... Il bastone del tramonto ci serve anche per la quest di Navlan, per non dover uccidere Felkin. E Felkin io non lo voglio uccidere, è il mio spacciatore di resine oscure. Col cazzo che lo uccido. Quindi ciao Felkin. L'oscurità veglia su di me, certo, parla, questi sono per te, grazie. Cappuccio fattucchiere, bastone, bla bla bla. Insieme nell'oscurità, together forever. Allora, la menata del bastone del tramonto è che è molto, ma molto più lento a castare. Però c'è un danno d'oscurità tremendo. In questo caso mi fa già 198 così. Mentre il bastone qua me ne fa... No, boh, vabbè, ne fa un po' di più. Lo potenzieremo in seguito, perché adesso abbiamo tutte cose potenziabili con la titanite scintillante principalmente. Quindi dobbiamo veramente tirare un po' la cinghia.